Ma buongiorno, buonasera e buonanotte! Bentrovati dal vostro Ciuccio Gamer 89, Hakuna Matata. Signori, prima di iniziare il video, perché sapete che questi video non sono tagliati, mi raccomando, un bel pollicione in su e se vi va, sempre se vi va, se qui sotto in descrizione trovate diversi link con cui mi potete supportare. Che ne so, level up, mi raccomando, codice per supportarmi Ciuccio Gamer 89, tra l'altro sta uscendo anche la Halloween Edition, che è bellissima, che purtroppo io ancora non ho, ma che prima o poi vi farò vedere. Quindi, per level up, codice sconto CiccioGamer 89, mi sembra che otterrete il 15% di sconto. E poi, vogliamo parlare di Clash Royale e del supporto a un creatore CiccioGamer 89? Se non mettete questo, veramente siete delle persone bruttissime. Allora, io so che qui c'è una carta segreta, la carta nuova, ma tanto poi se io metto dei video che non sono ladder, non ve li guardate. Quindi ce ne andiamo un ladder. Andiamo ad aprire questi due bei baulozzi. E in realtà mi sembra che io stavo scalando con il nostro deck. Mi sembra che stavo scalando con questo deck qua. Allora, a questo punto so che vi piace quando mi vedete giocare con le golem. Quindi voglio provare a farci qualche partita. Ragazzi. Tra l'altro, l'ultima live che abbiamo fatto di Clash Royale, ci siamo divertiti un botto e non mi sono arrabbiato mai. E questa è stata, secondo me, una cosa incredibile. Sentite, no, ho tirato male anche le frecce, sbaglio? Vabbè, me l'ho fatta apposta. Raga, però, se voi non sapete le cose, per cortesia, ve lo ripeto, per cortesia, mi faccio tasciare, penso proprio di sì. Penso di sì. Ah, sembrerebbe proprio brutta come situa. No, veramente, non sto scherzando. Allora, la situazione sembra veramente orribile. Il deck è un deck che posso comunque distruggere. Però in questo momento, dato che ho sbagliato a fare delle cose, purtroppo ammetto che siamo in difficoltà. Però lui secondo me ha sbagliato a tirare i barbari lì a sinistra. Mi sta distruggendo completamente, eh? Perché mi ha veramente distrutto. Raga, io gli devo concedere una torre, secondo me. Lo sapete? No, ma sto giocando male, me ne rendo conto. Raga, allora, non ho ancora registrato, mattina, tra virgolette. Mi sono appena fatto la barba, cioè sto ancora rincoglionitissimo. Allora, se veramente lui sta giocando in questo momento contro un imbecille. E non so neanche se se n'è reso conto. Però sto giocando malissimo. Mi dispiace anche per chi mi sta aspettando. Ma veramente una roba brutta, brutta, brutta. Lui non è che sta, secondo me, comunque brillando di. Allora non me ne frega proprio niente. Perché in realtà mi sta. E qui però devo difendere. Qui però devo difendere. Forse. Dico forse. No, la torre non l'abbiamo fatta. Ok. Se io riesco a dividerli. Un po' di sfortuna comunque. Diciamo che. Diciamo che. Allora. Non era né facile da vincere e né facile da perdere. Diciamo che io ho fatto sì che le cose diventassero leggermente più facili per lui. Me ne rendo assolutamente conto. Però neanche a fa così. Eh sì, perché una volta che tu perdi il ritmo, raga, ci puoi fare niente. Ci sta. Allora, era difficile come matchup. Potevo vincerlo senza problemi. Lui mi dava problemi con il suo stregone elettrico. Ma l'ho giocata veramente male. Guardate, me ne rendo conto. Mirko, attiva il cervello. Perché l'ho giocata proprio male. Ma si vedeva che stavo giocando male dalle prime frecce che ho tirato. Cioè, l'ho giocata malissimo. Cerchiamo di giocarla bene. Stiamo contro Lockbait. Probabilmente ha il Rocket. Probabilmente è Rocket. Se lui ha veramente Rocket, io ho perso. Che dobbiamo fare? Niente. Non ho niente per supportare tutto questo. Come vedete, non avevo torto.
Non voglio tirare nulla in questo momento, anche perché penso che lui già... Riesco a dividere Chip e Chop? No, non sono riuscito a dividerli purtroppo. E quindi niente, va bene così. Raga, è molto difficile come matchup, eh. Allora, se io riesco a fargli una torre, GG. Però, raga, con il Rocket, senza l'overtime, diventa veramente distruttiva come cosa. Dragon Infernale lo posso, tra virgolette, buttare qua. Tra virgolette, perché lui, ipoteticamente, lì da qualche parte, una carta per difendersi la dovrà tirare. Non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché non me ne frega niente. Lo so, devo giocare per forza così. Cioè, lui gli devo buttare giù la torre, raga. Perché in realtà mi servirebbe l'overtime. Mi servirebbe tantissimo l'overtime. Perché io devo fare stra attenzione a tutto, in realtà. Non riesco a fare purtroppo la... Avete capito, no? Ho giocato bene per quello che potevo. Non posso non andare a usare questa roba qua. Ok. Non so, penso che era l'ultima volta che potevo gestirmi questa roba qua in maniera così gratuita. Sapete? Devo provare adesso o me più, ragazzi. Adesso o me più. Lui c'ha per forza o la Rocket. Ok. Ok, raga, vedi, per esempio questa l'ho giocata perfettamente contro un counter. Cioè, lui era completamente counter. E l'ho giocata molto, molto bene rispetto a prima. Guardate, veramente, delle volte è pazzesco. Cioè, avevo il cervello in retromarcia. E quindi era un po' così. Ok, quindi la prima partita l'ho buttata. La prima partita me la sono straguadagnata. Vediamo la terza partita di oggi. Non ho in realtà niente con cui giocare, quindi vado a tirare una furia per ciclare un pochettino quello che è il deck. Scarico anch'io. Lui ha uno di Lisir in più rispetto a me in questo momento. Io ho ciclato, cioè ho ciclato il deck più che altro, in maniera abbastanza buona. Dovrebbe essere, se non erro, lo stesso... Esatto, lo stesso deck di prima. Però io devo andare assolutamente a difendermi lui in questo momento. E lo stregone... Lo so. Diciamo che quasi quasi voglio che mi tira lo stregone a sinistra. Fireball. Stregone tirato malissimo. Stregone tirato male. Scarica tirata male. Facciamo così che resetto la torre e me ne vado. Ipoteticamente tre corone. È un giocatore, raga, divinamente con lo stesso deck di prima. Capito come cambiano le cose? Questa pure l'ho giocata bene, raga. Lui non ha avuto modo di fare niente. Sono molto soddisfatto in questo momento. Il video potrebbe anche terminare qua, ma lo sapete, non sarà così. Però noi prendiamola sempre nel modo giusto. Siamo contro Forcio. Grandissimo Forcio dei top skill. Come non conoscere il grande Forcio. Lui ha uno di Lisir in più. Siamo tornati pari. Frecce. Lui ha due di Lisir in più. Ok, non mi gioca niente. Quindi non so se... Sentite, il mio deck non è quello che deve attendere. Perché magari lui c'ha un Rocket, c'ha una roba che io non riesco a gestire. E di fatto, se non erro, c'ha Bowler.
C'è il gelo, c'è la mongolfiera e c'è un sacco di cose che mi annientano la vita. E non so... Oh, ok, quindi non... Questa è un po' too much, dico la verità. Ok, mi si è resettata la torre, che a me va benissimo. Frecce... Ah, frecce sono state anche utili in realtà. La Valchiria. Allora, se riesco... Raga, lo so, sto rischiando un botto, ma lo devo fare per forza. Perché devo fare una ripartenza. Mi serve una ripartenza, gioco. Se io avessi fatto le frecce, non sarei mai ripartito come volevo. Mai. Questa è fotonica per quanto mi riguarda. Mi deve rimanere in vita lui. Se non mi rimaneva in vita il drago elettrico, non avrei fatto la torre. Vedi, lo sto mettendo veramente in difficoltà elevatissima. E mi serviva per forza così. Se adesso io riuscissi a tirare loro, lui è per... cioè lui è morto. Lui è proprio morto. Mi serve la cura di ricettiva, che tutto sommato, guardate, tutto sommato, guardate, poteva andare anche peggio. Se la curatrice mi restaura, secondo me, lo sapete che c'ha anche senso tirare questi. Ah, raga, state vedendo delle partite subsoniche? Cioè, veramente delle partite veramente incredibili. Cioè, il mio cervello era partito malissimo, in questo momento sta a 200.000. Pensavo avesse la... Scusatemi. Ah, no, perché invece che la mongolfiera lui c'ha la cimitero. Vabbè, comunque la mossa, quella giusta, è stata fatta quando lui mi ha tirato la cimitero e io ho retto con le truppe e non ho tirato le frecce. Secondo me, quello è stato... cioè, la mossa che ci ha portato avanti. Non c'è niente da fare. Comunque, quanto mi piace giocare... giuro, raga, mi piace un botto giocare a Clash Royale. Sembra una cavolata. Se uno, cioè, se uno riesce a non arrabbiarsi, veramente è un gioco incredibile. Il problema è riuscire a non arrabbiarsi. Lui è uno di elisir sopra di me. Ok. Io penso che un drago elettrico qua dietro ci può stare. Tra l'altro è incazzato, a quanto pare, che sta veramente incazzatissimo. Lo sapete che c'è? È che io voglio provare. Voglio provare. Mi dà tanto di razzo, non so perché. Io non gli dirò nient'altro dietro. Avrò preso Mega Sg... sì, assolutamente sì. Bellissimo. Raga, lo sto spappolando e lui non lo sa. Raga, lo sto spappolando e lui non lo sa. Lo sto veramente spappolando, ragazzi. Non se lui non so se se ne è reso conto, ma io l'ho spappolato. Guardate, forse col seno di poi ho voluto un po' troppo, ma minchia, ho fatto un attacco devastante che mi è piaciuto assai. Sapete che c'è? Diciamo così. Lo mandiamo centrale, perché quello mi serve come... Ok, e lui mi dovrebbe gestire il restante. Che sembra una cavolata come giocata, ma non lo è. Non è una cavolata sta giocata. Sì, ok. Però purtroppo non mi va sotto. Voi l'avreste fatta una roba. Lo sapete che potevo anche non prendere danno qui, eh? Cioè, se volevo, potevo anche non prendere danno. Ma mo che le cose... Vedete che c'è, guardate. Tanto mi servono queste tipologie di danni a me, eh? No, vabbè, ma magari ho perso la torre. Ma ragazzi, per me l'ho vinta. Guardate, facciamo proprio così. Io so che lui ha tutto. So perfettamente un sacco di cose. Quindi so anche che ha la sfera infuocata. Vediamo un po', eh. Lo stronzetto sta resistendo per bene, eh? Cioè, c'è da dirlo. Non mi sta dando vita facile. Ok. Possiamo fare tranquillamente così. No, c'è un botto di roba. Non me ne... Guardate, comunque ho vinto, eh. Cioè, anche se... Io comunque ho vinto perché...
C'ho troppa roba a tesi. Boh, me lasci la torre. Scemo. Mo me lasci la torre, capito? Dopo che è stato distrutto, mi lasci la torre. Penso anche di no. Diciamo che lui non era, non era counter 100%, ma a mio avviso con lo stregone elettrico mi dai tanti problemi. Me ne dai tanti. Però sono riuscito comunque a gestirla nel modo corretto. Vediamo un po'. Beh, diciamo che lui mi poteva veramente fare male, eh. Cioè, lui c'aveva... Sai che c'è... Aveva solo la fireball, quindi mi doveva tirare fireball e stregone sui draghi. Ma non era così scontata come giocata, eh. Non era così scontata. Quindi, in realtà, ci va bene. Penso che adesso arriva il momento di andarcene giù. Sono abbastanza sicuro. Ripeto, come deck lo gioco anche abbastanza bene, però... Raga, va bene così. Cioè, va benissimo così. Quella gliel'ho tolta, che mi dà un problema gigante quella carta lì. Il restante ci la dovremmo fare, ma purtroppo non so bene che tipo di spell lui abbia. Purtroppo non lo so. Quindi sicuramente facciamo così. Non so se è stato un mistake da parte dell'opponent. Bello ignorantello, eh. Perché... Mamma mia, quanto è duro quel coso. Vi giuro su Dio, è una roba che mi sta anche bene. Non ho potuto fare altro. Vieni qua. Non è che c'è il golem questo? Mi è venuto un dubbio. No, ma il golem, possibile mai? Ho visto che c'ha la cosa, c'ha quello, c'ha quell'altro. Quella gliela vado comunque a togliere. E secondo me ha sbagliato nuovamente l'opponente. Io adesso non voglio dire, però devo fare veramente un botto di attenzioni. Se l'ho preso bene, se no sti cazzi. Non ci posso fare niente. Devo per forza... Allora, lui, come potete vedere, mi fa tanto, tanto danno. Tantissimo, raga. Secondo me ci sta. Perché devo cercare di non ricevere danni. Questa è una cosa che ho capito. Perché lui è veramente antipatico. No, lei la devo togliere. Ai 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 ai. Ai 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 ai. E cosa voglio difendere qua? E cosa voglio difendere qua? Ma ragazzi, se non gli faccio la torre mo, per me è andata, eh. Raga, non riesco. Non riesco, ragazzi. Troppo counter, purtroppo. Lui ha fireball, se non erro. No, raga. E come faccio? Santissimo. Lui mi ha messo proprio a scacco matto, raga. Se gli avessi fatto la torre, allora probabilmente in qualche modo e maniera c'era di passare. Ma avete visto che non sono mai più passato. Pensavo di averla vinta, ma probabilmente con il deck che aveva il tipo non sarei più riuscito a passare. L'avete visto? L'ho giocata bene. Forse potevo fare qualcosa di meglio, ma effettivamente parlando, lui mi tirava sempre roba a caso, perché comunque era roba a caso, e non potevo veramente fare altro. Peccato. Bella partita. No, non sono costretto a giocare troppa roba, anzi. Secondo me troppa roba. Poi magari mi sbaglierò, però secondo me troppa roba. Lui è praticamente vuoto di elisir. Completamente vuoto. Ci può stare. Questa forse l'ho pure sbagliata. Sapete che questa l'ho sbagliata? Tanto che faccio il matto e faccio il professionista. Perché mo lui mi ritira il miner. Lui c'ha sto attacco che io non riesco proprio a potergli fare niente, raga. È perché...
guarda però, mannaggia, oh. Allora, in realtà è fattibile. In realtà è fattibilissimo. Però lo devo lasciar perdere. Cioè, lui, le truppe che tirerà in questo momento... purtroppo potevo fargli dei danni, ma non gliel'ho fatti perché lui mi va comunque a splittare. Mamma mia, mi fa questi attacchi che a mio avviso non hanno molto senso, ma probabilmente invece sono fortissimi. Che vi devo dire? Guardate, io faccio solo i miei complimenti all'opponente, perché io non giocherei mai come sta giocando lui. Mai. Mai, non ci giocherei mai come sta giocando l'opponente. Non lo so, sto veramente buttando roba a caso in questo momento. Non so se ve ne siete accorti, ma... io sto cercando con tutte le mie forze di fargli una torre. Allora, non vi dico che l'ho riaperta la partita, perché secondo me è un po' troppo dire che ho riaperto la partita. Danni non li voglio prendere. Posso sicuramente... dai, il cannone. Ok, mi deve andare là lui. Perfetto. Raga, lo sto veramente immaginando grande. Le frecce assolutamente su questi. Adesso io devo cercare in qualche modo, non so come, perché raga non gliela posso fare però. Cioè io mi immaginavo che potessi, ma è troppo. Guardate quanta roba. La gang di Goblin sì è stata rifatta, va bene, ma è troppa roba. E secondo me lui è immeritato. Cioè secondo me lui è immeritata come vittoria. Vi ho detto che adesso saremmo andati giù. Guardate, in realtà vi conviene quando vado giù così, perché di solito il video dura sempre di più, secondo me. Quindi peccato. Peccato, immeritata, immeritata secondo me, di nuovo. No, Miner ha tirato così, però lui ha fatto più danni di me. Cioè no, lui ha fatto... io ne ero convinto. E non posso, raga, non posso, perché se io mi metto a giocare come vuole lui, facciamo la stessa fine di prima. Uguale. Anzi, è pure diverso come deck. Pensa. Pure diverso come deck. Non ho capito perché lui si sta focussando così tanto. Sicuramente qua la scarica va fatta. Raga, ma lui mi strappa la vita. Cioè lui mi strappa la vita. Non posso. Di nuovo non posso vincere di nuovo contro questo tipo di matchup, purtroppo, perché devo stare appresso a un botto di roba. Quindi se non voglio perdere questa partita, o almeno voglio provare a non perderla, non gli devo dare retta a lui. Cioè lui mi può tirare quello che volete, ma io non gli devo dare retta. Però non vinco, raga. Cioè sostanzialmente ve lo dico, cioè non vinco. Questa non è una partita da vincere, eh. Non posso. Purtroppo. Perché c'ha un sacco di roba che mi dà un sacco di problemi. Ecco che lui resta restaurando, cioè capito, no? Qua sono stato bravo. E fin qua va bene. Lui ha sbagliato un paio di cose qua. Peccato che non mi va in, in conflitto, come posso dire. Lui mo mi farà un miner, ma io faccio così perché devo perdere tempo. Non ho ben capito questa sua mossa. Questa sì l'ho capita. Molto buona da parte sua questa, ma era abbastanza scontata. Abbastanza scontata, dico la verità. Non me ne frega niente. Io devo per forza attaccare con tutto quello che ho. Cioè non esiste che adesso io mi faccio i cavoli miei. Non esiste. Per forza, ragazzi. Per forza, perché sennò ho perso.
non ho perso. Non potevo giocare come diceva lui. Non esiste. Cioè, se mi volevi fare la torre, mi devi fare la torre, perché sennò io ti arrivo sul centrale. Sto trovando tutti questi tipologie di deck che mi danno un fastidio, raga. Ma veramente li subisco un botto, tantissimo. Che alla fine ci va anche bene. Per la fine ci va anche bene. Signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, divertitevi, mettete like, fate quello che vi pare. Guardate gli altri due video che sono, oppure un video, una playlist, non lo so. Vi voglio bene. Arrivederci, statemi buoni, eh.